Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036 Radio Radio by Night Roma. Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi. Tutto quello che puoi fare di notte a Roma. By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino. Niente, dormi, va. This is the voice of your night. Radio, radio by Night Roma. Cento, Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Intanto salutiamo lei per galanteria. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, come ti chiami? Ilari Artemisia Rossi. Ciao Ilari Artemisia Rossi. È un cognome nobile? Beh. No, il cognome è solo Rossi. Artemisia. Ed è quello più comune d'Italia. No! Ah. No! Come no? Noi sappiamo che il cognome comune in Italia è Russo. Russo? Avete perso il primato. Sono felice di questo. Ah, vedo? Già stava a squattare. Ilari Artemisia, cioè un po' come me che mi chiamo Paolo Roberto. E basta questo Paolo Roberto. Era carino. Tu è una donna, ci provo tutto. Non è vero. Fammi salutare Francesca Ferrato che mi ha detto Paolo Roberto. Saluta Francesca Ferrato. Ciao Francesca Ferrato. Salutiamo Francesca Ferrato. Ciao Francesca. Ciao Francesca. Ci ascolta su Facebook, cioè in realtà ci ascolta su radioradio.it. Sì, ha detto che siamo molto carini. Esatto. Grazie. Ecco, ma dobbiamo salutare anche, abbiamo detto, Corinne. Ecco. Ciao Corinne. Ciao. Bene, invece lui? Ciao, buonasera a tutti. Io sono Alessio D'Amico, cognome che penso sia noto solo ai in Abruzzo. Ai tifosi della Lazio anche. Ai laziali. Beh, ai laziali in particolar modo, però solo in Abruzzo perché origini sono abruzzesi. Bene, bene. Oh, mitico. Allora ci siamo. Noi adesso stiamo andando a sentire la scena originale del film Maledetto il giorno che t'ho incontrato. Carlo Verdone, Margherita Bui. E allora ci siamo, è 1:38. By Night Roma, veramente con i cult continua. By Night Roma. Quanti anni hai, Bernardo? Io? E che c'ho, quasi 40 anni, perché? Beh, ci sarà un motivo per cui io preferisco gli uomini sopra i 50 anni, no? In che senso? Nel senso che gli uomini come te, che poi sono il 99,9%, beh, pensano soltanto alle misure. Insomma, ce l'ho corto, ce l'ho lungo, duro tanto, duro poco. Insomma, il vostro, scusami, ma il sesso visto dai geometri. I baci, Bernardo, bisogna saper baciare. Ma io so baciare. Sì. Guarda che gliela mollo. Vabbè, meglio così. No, perché parte tutto da lì, è importantissimo. Semmai mi direi che è un problema di stile, ecco. So, labbro avventosa. Conosco. Labbro leggero. Lingua serpente. Idem. Lingua a pennello. Com'è sta lingua a pennello? Non lo so, è un movimento ondulatorio, a largo raggio, morbido, delicato, profondo. Una passata di palato con la lingua, quello è. Cioè, scavi quella lingua dentro, vai. Mamma mia, quanto sei poco poetico. Sì, vabbè, ma il senso è quello, no? Che poi il bacio classico è anche detto bacio alla francese. E se tanto mi dà tanto, il francese, quello in tuta mimetica, parte con 10 lunghezze di vantaggio, Bernardo, capito? By Night Roma. E allora, sono pronti? 1:40, questa sarà la prima scena fatta con l'audio originale ridoppiato sopra, va bene? Sì, chiedo scusa a Pannofino e a Luca Ward se mi stanno ascoltando, sono perché sai, loro sono doppiatori famosissimi. No, non ti preoccupare. Vabbè, puoi chiedere scusa a tanti perdonerà. Altri. Chiedo scusa anche a Emiliano. Grande, però sentiamo come se la cavano. Riparte la scena, loro vanno sopra l'originale. 1:40. By Night Roma. Quanti anni hai, Bernardo? Io? Che c'ho? Quasi 40 anni, perché? Beh, ci sarà un motivo per cui io preferisco gli uomini sopra i 50 anni, no? In che senso? Nel senso che gli uomini come te, che poi sono il 99,9%, beh, pensano soltanto alle misure. Insomma,
ce l'ho corto, ce l'ho lungo, duro tanto, duro poco. Insomma, il vostro, scusami, ma il sesto visto dai geometri è... I baci, Bernardo! Bisogna saper baciare! Ma io so baciare. Sì. Guarda che ammollo. Beh, meglio così. No, perché parte tutto da lì, è importantissimo. Semmai mi direi che è un problema di stile, ecco. Non so, labbro... Labbro avventosa. Conosco. Labbro leggero. E... Lingua serpente. Idem. Lingua pennello. Com'è sta lingua pennello? Com'è sta lingua pennello? Non lo so, è un movimento ondulatorio, a largo raggio. Morbido. Morbido. Delicato. Profondo. La passata, è una passata palato con la lingua. Quello è. Cioè, scavi la lingua dentro e vai. Mamma mia, quanto sei poco poetico. Sì, vabbè, ma il senso è quello, no? Che poi, il bacio classico è anche detto bacio alla francese. E se tanto mi dà tanto, il francese lì, quello in tuta mimetica, parte con 10 lunghezze di vantaggio, Bernardo, capito? Vai, dai, bravissimo, bravi, bravi. Allora, tutte mi raccomando, occhio al monitor e poi ai tempi, per il resto tutto bene, eh? Insomma, diciamo che dovete solo stare attenti un po' con il labiale. È la partenza che... Lo so, non è facile. Prontissimi per non è facile, ogni tanto vi rimanderemo l'audio originale per cercare di rimandarvi in linea, diciamo così. L'1 è 42 800 039 036. Quanti anni hai, Bernardo? Che c'ho? Quasi 40 anni, perché? Beh, ci sarà un motivo per cui io preferisco gli uomini sopra i 50 anni, no? In che senso? Nel senso che gli uomini come gli uomini come te, che poi sono il 99,9%, pensano soltanto alle misure. Insomma, ce l'ho corto, ce l'ho lungo, duro tanto, duro poco. Insomma, il vostro, scusami, ma il sesso visto dai geometri, I baci, Bernardo, bisogna saper baciare. Ma io so baciare. Sì. Guarda, io la mollo. Beh, meglio così, perché parte tutto da lì. È importantissimo. Semmai mi direi che è un problema di stile, ecco. Non so, labbro avventosa. Lo conosco. Labbro leggero? E... Lingua serpente? Idem. Lingua pennello? Com'è sta lingua pennello? Non lo so, è un movimento ondulatorio, a largo raggio, morbido, delicato, profondo. È una passata di palato con la lingua, quello è. Cioè, scavi la lingua dentro e via. Mamma mia, quanto sei poco poetico. Sì, vabbè, ma il senso è quello, no? Che poi il bacio classico è anche detto bacio alla francese. E se tanto mi dà tanto, il francese lì, quello in tuta mimetica, parte con 10 lunghezze di vantaggio, Bernardo, capito? Dai! Ma che bravo! Con accelerazione dai, finale, dai. Però, questa, complimenti! Radio by Night Roma 104.5.